dipendenti comunali, Franco Sene è qua di sabato mattina, sempre nel suo posto, lavoratore preciso e anche di giornalisti. Sono qua, siamo qui per ascoltare i motivi delle dimissioni di Tommaso Iorio, capogruppo e consigliere comunale della Costituente di Centro. Sono qua nonostante le continue critiche che vanno da oggi, sono ormai anni che mi si vengono rivolte, ma non parlo solo per me, ormai è per mio piacere, perché ho tanto piacere quando le critiche rivolgono anche a quelli che combattono con me o anche a quelli che scrivono tutti gli altri giornali. Rappresento questa mattina il Mattino, Cronache di Napoli, Casale 2 e Unione Città, nonostante le continue e tante critiche che mi si vengono rivolte. Scritte, orali, anonime, ho avuto decine di lettere sul blog, sul web, su account falsi e veri. È presente Peppe Vibrato del Casone di Unione Giovanni, che ha il nostro amico il più adulto in mezzo a noi, consigliere Franco Troiano, un grande estimatore, e io sono contentissimo che Bustini Peppino Vibrato, che è stato oggetto lui di altro sto paio di queste cose che vorrei che stamattina viene teste conto che è l'ultimo giorno che si concorre far esistere in questa città questa spaccatura profonda tra Stato e politica. Che un giorno siamo definiti deformazione della verità e un altro giorno poi siamo chiamati a organizzare conferenze stampa a cui non ci siamo mai tirati in dito. Mai uno degli iscritti all'ordine presenti in questa città, oltre che realizzato questa mattina, revisore dei conti, il dottor Riccardo Russo, eletto domenica scorsa, anche della mia collaborazione, e di tanti ragazzi che ci è presente Peppe, quindi sono contentissimo della tua stima per Peppe Vibrato, che sai bene è stato oggetto di attacchi consiliari e su un altro giornale, il quale anche invitato stamattina non è presente. Comunque c'è il professor Davarda, ripeto c'è Riccardo Musto, c'è Alessandro Sanzani scritto Verde, c'è Raffaele Benci scritto Verde, ci sono tanti consiglieri comunali scritti a loro, i Don Balsamo, l'ex assessore della scuola d'anno, ci sono editori, ex editori, allora sarebbe a volte per sempre, oggi definiate cattivi, siete una cattiva stampa, state lontano da noi, o bisogna, e affido a Francesco Salerno Troiano, non perché ci anzianiamo, ma perché sei il tuo amico in mezzo a noi, che tu riesci a, comunque, ho parlato con Maurizio e l'hanno aperto, avete ascoltato, lo invitate anche lui, organizzasse lui un convegno pubblico, lo dichiariamo che non è più possibile consentire che ogni consigliere comunale, anche tutti all'ordine del giorno, si sveglia la mattina o con affermazioni anche volgari, non registro, lo dissi anni fa a un sindaco proprio del partito che lui si lamenta sempre e che il nostro sindaco di oggi lasciò tanti anni fa facendo l'emigrante anche se in maniera manageriale, ma sempre emigrante era. Lo disse lo sindaco, io non registro perché ho l'impressione, non dico certezza, caro Gennaro Rogero, ho l'impressione che mi credano. Ho l'impressione che quando vado con il professor Navarro mi crede. Il gioco che vedo nel dubbio, negli occhi di qualcuno che parla con me, che il dubbio è il pilastro della filosofia greca, io lo faccio regalare un registratore e registro tutto quello che mi si vede, anche quello che poi ci si nega. Ma sono convinto e sicuro, e poi ci devono essere molti, che se dico vicino ad un assessore c'è la risposta, sai, ho ascoltato questo, ho l'impressione che l'assessore Franco Gennaro risposto mi crede. Allora è un invito che faccio a voi nel vostro interesse, perché gli animi sereni si trovano, è anche vero che in un convegno al museo che è difficile trovare soluzioni per i quasi che hanno fatto quelli che vi hanno preceduto, però è più facile con animi sereni poi trovare delle soluzioni. Il sipaletto nostro è finito,
sempre presente ogni volta che abbiate bisogno di me. Chiunque non vi riescono con il divento, non è problema. Adesso siamo qua per scompare da parte di Franco Troiano, che il consigliere Rolio ha demandato lui per motivi di Tommaso Iorio, un grande imprenditore, un'azienda importante, per motivi di imprenditoriali non è presente, ha delegato Franco Troiano a parlare. Con insieme a Franco ci sta il consigliere Enzo Lamaglia, sempre della Costituente di Centro, c'è Enzo Rossetta che entrerà al posto di Tommaso Iorio, viste le sue dimissioni, e c'è il nostro carissimo ex vice sindaco Rosario Villamaio e Canzanelli si vero? L'amico Franco, Franco sempre ti dà il microfono, dici tutto quello che vuoi, siamo qua.